A Teramo si è tenuto il tanto atteso Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la risoluzione della convenzione del 2006 che aveva affidato la gestione sportiva dello stadio Bonolis a un privato. Lo stadio era stato costruito tramite un project financing legato al centro commerciale Gran Sasso. Dopo un lungo dibattito il Consiglio Comunale ha approvato con 17 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto, lo schema di accordo per la risoluzione consensuale. Questo accordo trasferirà la gestione della parte sportiva allo stesso comune, mentre la gestione commerciale rimarrà nelle mani dell'attuale gestore, la Soleil di Franco Iachini, subentrato a Sabatino Cantagalli nel giugno 2019. È stato un bel consiglio, duro, lungo, ma come giustamente il tema richiedeva. Però abbiamo portato fortemente la nostra posizione, abbiamo espresso con chiarezza la nostra volontà, la volontà di risolvere la convenzione, una convenzione che ha tenuto ostaggio lo stadio, ha tenuto ostaggio la città di Teramo per tanti anni, che hanno pagato tutti, perché di fatto questa convenzione è stata pagata dalla città, dagli amministratori, dalle società, dai gestori stessi, ed è di fatto diventata antieconomica ed è un'antieconomicità che noi oggi abbiamo voluto superare. Adesso scriviamo insieme le regole del gioco, costruiamo quindi una fase nuova. L'accordo è un accordo molto equilibrato, anche oggi è emerso dalla discussione, soprattutto dei tecnici che hanno chiarito come sia un accordo per la risoluzione che è un'operazione di fatto neutra, che consente quindi di avere un equilibrio di bilancio e soprattutto lancia una sfida per il futuro. La giornata è stata preceduta da intense polemiche e dalle recenti accuse delle opposizioni consiliari riguardo alle modalità di gestione della trattativa da parte dell'amministrazione comunale. Adesso bisogna attuare l'accordo. L'accordo prevede che il primo pagamento, l'accordo avrà efficacia dal primo pagamento che verrà effettuato, quindi adesso ci sarà la registrazione dell'accordo e degli atti. Il pagamento, abbiamo già dato mandato alla dottoressa Cozzi di procedere immediatamente, perché ovviamente l'obiettivo è cominciare a lavorare per il futuro, però diciamo che il grosso è fatto.